Fini, attenzione, il pallone è buono per Geda, al limite, può calciare col destro e Toldo, che non era stato perfetto nel rilancio, la tiene lì. Ibrahimovic controlla al limite, può entrare in area, il numero di Ibrahimovic e sono 23, raggiunge Di Vaio in testa alla classifica marcatori con un minimo di complicità di Marchetti, l'Inter avanti 1-0. Adesso il pallone dentro per Geda, Kossu lo allarga verso Fini che può calciare, Toldo c'è anche lui. Pallone largo, attenzione per Kossu, posizione regolare, Kossu può calciare, le finte, Kossu! Eccolo qui, dopo 32 partite, il primo gol in campionato questo per Andrea Kossu. Cross di Parola, dentro verso Geda! Toldo, questa era più difficile. Allarga nella zona di Kossu. Riceve Kossu, può puntare Santon, ancora le finte del numero 7 del Cagliari, Kossu se ne va in dribbling, bella la giocata, Kossu può mettere sul secondo palo, attenzione, Pisano dentro per Conti, anticipato a un passo dal gol del 2-1. Kossu per Agostini, che entra in area, va il cross, basso dentro, non ci arriva Geda. Il cross dentro di Biondini verso Acquafresca, 2-1 e tredicesimo gol stagionale per l'ex di sicuro e forse futuro attaccante dell'Inter, Robert Acquafresca. Lazzari controlla col mancino, ancora il cagliaritano, Lazzari può avanzare, caricare il sinistro, esce fuori non di molto, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Santon. Balotelli può caricare il destro, Balotelli lo prova, palo, che botta terrificante di Mario Balotelli. Ibrahimovic al limite dell'area, Ibra, pallone per lui, dentro, attenzione, c'è Vieira, Vieira si lascia togliere il pallone da Agostini. Rilancio di Toldo nella zona di Ibra. Colpo di testa di Ibra che riesce a toccare per Mancini in area, in mezzo c'è Cambiasso, ancora Mancini per Cambiasso, anticipo difensivo, non è un retropassaggio volontario e Marchetti arriva sul pallone. Finisce qui il Cagliari, conclude alla grande la sua stagione in casa battendo l'Inter 2-1.